aree sottoposte a isolamento ritenute focolai del coronavirus arrivano le prime pattuglie dei carabinieri pronte a istituire posti di blocco. Non si esce, non si entra, come spiega in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 5.000 nuovi contagi in 24 ore, sfiorato il tetto delle 25.000 persone contagiate da coronavirus. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Desidero anche esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi, per tutti noi, sta fronteggiando la malattia. Le prospettive del futuro sono ancora una volta alla nostra portata. È facile per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato. Questa volta lo devo dire. Devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Noi vogliamo collaborare, vogliamo dialogare, vogliamo difendere, ma non siamo disposti ad assistere a show televisivi di qualcuno che scarica le incapacità sulle spalle di altri. Quindi